partita la finale del primo palio degli esercizi storici, la rottura di Ormes de Pez, Ormes de Pez squalificato, Obama di Cielo che prova a ripiegare, numero 6 Procella Marina squalificato, Obama resta a largo ma poi Luster sbaglia, numero 1 Luster SF squalificato. Così dopo 200 metri in 15 Oracle Dulac in vantaggio davanti a Obama di Cielo. Terza posizione per Naba di Wontio, poi Larice Jet, Manolete, Poseido di Venere, Niagara Lux. Con al largo Invader AS che gradualmente risale all'esterno. Valli che vanno verso il completamento dei primi 600 metri, Oracle Dulac al comando, completa la frazione. Si è preso bene in 49.3. Ma sulla seconda curva Oracle in vantaggio davanti a Obama di Cielo, Nobody Want You. Si scosta dalla corda Larice Jet, intanto prosegue nella sua risalita esterna in Vader AS. Valli che si avviano al completamento del primo chilometro, Oracle al comando, a largo Invader, in corda Obama, a largo e Larice, poi allo steccato Nobody Want You. Terza ruota per Niagara Lux, a contatto Manolete e Poseido di Venere. 21 e mezzo il primo chilometro. Metri alla conclusione, si comincia il secondo chilometro con un paletto in 16. Oracle porta a spasso la compagnia, veramente a ritmo molto molto blando per la trattoria Mario. A largo Invader, in terza lo scatto di Niagara Lux per la gelateria Vivoli, sbaglia numero 2 Oracle Dulac squalificato, e così passa in vantaggio Niagara Lux su Obama di Cielo. A largo Invader AS, 400 per venire a casa, Niagara in vantaggio, Obama di rincalzo, a largo Invader, poi Nobody Want You, a largo Larice. In terza ruota Poseido di Venere, chiude il gruppo Manolete, poco più di 200 metri al termine, Niagara entra al comando in retta di arrivo, Niagara Lux per Vivoli, gelato in vantaggio, l'attacco interno a Niagara Lux di Nobody Want You, al largo di Obama, Nobody Want You. Obama di Cielo, Niagara Lux, Manolete e Invader AS. Nobody Want You, Giuseppe Tutino, Holger Ellert, i colori della signora Maria Russo e soprattutto la bottega d'arte Maselli si aggiudica il primo palio degli esercizi storici, tradizionali e tipici fiorentini. La bottega d'arte Maselli porterà nella propria bottega d'arte il palio disegnato da Roberto Cavalli.